Guardate laggiù. Che cosa può essere? Non so. È come una stella in pieno giorno. È vero. Si è spenta. Sembra un segnale. Infatti, vedete, si riaccende. Palinuro, accosta. No, non dobbiamo scendere qui. Lo narrava Ulisse. Nelle terre d'Occidente alcuni popoli selvaggi lanciano segnali per attirare le navi. E quando queste sono in secco sulla spiaggia, balzano fuori. Predano, uccidono. Non temete, andrò da solo a vedere. Miseno, fedele, amico. Ha dato a tuo padre, Ascanio, l'amicizia che lo legava ad Ettore nel fragore della battaglia. Egli che per la seconda volta veglia sui suoi passi. La terza volta gli sarà fatale. Per lui morirà, ed Enea non lo saprà mai. È questa l'amicizia. Per un istante la grande pianura gli sembrò quella promessa, ma la luce che l'aveva guidato si era dissolta ed egli vide armi innalzate come trofeo funebre. Si stupì, erano armi troiane. Si domandò a chi fossero appartenute, chi le avesse poste a guardia della pianura, chi onorasse ancora armi troiane nel mondo. Sei. Che cosa fai qui? È un pirata. No, non sembra un sì, pirata. Sì, invece è armato. È un guerriero. Volevi portar via le armi. Disonori il luogo. Insomma, chi sei? Come sei arrivato qui? Per mare. Non avrei mai disonorato armi troiane. Io sono troiano. Anche noi. Forse lui sa di chi sono queste armi. Le abbiamo trovate noi. Sì, su una zattera. Quando? Un anno fa. Dovevano essere di un guerriero morto in mare. Noi lo chiamiamo l'eroe troiano. Perché le avete messe qui? Perché guardino la nostra città.
Stiamo costruendo una città, vedi? Abbiamo deciso di dedicarla a questo eroe sconosciuto. Una città per noi giovani troiani. Abbiamo fatto prima il tracciato delle strade e delle case. Ci ha insegnato così Aceste. Allora, una grande pace scese nell'animo di Enea. È lui che ci ha portato qui dopo averci salvato. Dimenticò la gente lasciata presso le navi. La gente che l'aveva visto allontanarsi e scomparire al di là della collina. La gente che aspettava ansiosa il suo ritorno. Accettò volentieri il cibo che gli era stato offerto, al riparo del sole alto del meriggio. Mi avete detto che siete tutti nati a Troia. Non vi viene mai neppure in sogno il desiderio di tornarci? Se esistesse ancora. Come si può aver voglia di tornare in una città che è diventata cenere? E quasi tutti i troiani sono morti, i re, i principi. Il re Priamo è stato ucciso davanti al suo palazzo. E la regina Ecuba è stata fatta schiava. Anche la principessa Cassandra è diventata schiava. Ettore è stato ammazzato da Achille. Pochi si sono salvati. Avete sentito raccontare qualcosa di Enea? Enea è l'ultimo dei capi che difesero la rocca di Troia prima che Aceste ci portasse tutti in salvo. Eravamo destinati a diventare schiavi, ma uno sconosciuto ebbe pietà di noi, uccise il soldato di guardia. Così potemmo fuggire. E voi non ve lo ricordate, quell'uomo? Eravamo bambini. E tu? Eri a Troia quella notte? Come mai ti sei salvato? Ehi voi, che fate all'ombra? È l'ora delle gare! Tu puoi fare da giudice se vuoi. Sì, sì, fai da giudice tu. Padre Anchise, per quale prodigio le tue spoglie sono arrivate a questa terra ignota, dove hanno trovato asilo questi giovani che io ho salvato quella notte? Così pregava Enea. Per quale mistero la tua morte e la loro vita si uniscono dentro di me? Cominciò quella notte la nostra separazione, quando abbandonai alla sorte la casa tua e di Creusa e di Ascanio per cercare da solo la battaglia. E furono quei fanciulli che invocavano aiuto. Furono quei fanciulli a farmi scoprire che la vita è un obbligo più grande della morte. Quel greco che mi venne incontro fu l'ultimo uomo che uccisi. Da allora ho creduto che il mio destino fosse di dare agli altri una salvezza oscura, piuttosto che l'esempio di una fine gloriosa. Ma che cosa è la gloria? Se io non avessi dovuto abbandonarti sul mare, se i tuoi funerali li avessi celebrati tra le mura della nostra città, avresti avuto onori solenni, gare tra i giovani più forti, avrei offerto alla tua memoria, secondo la nostra usanza. Questi giovani gareggiano ora per il loro piacere, ma io offro a te, padre. A te dedico questi giochi. Accetta, ti prego, l'offerta ignara di chi tanto poco sa di noi e dei nostri lutti. Tu che sei un anziano, di tu chi ha vinto, Salio o Niso? Io credo che neanche l'occhio di Mercurio potrebbe scorgere la differenza. Hanno vinto tutti e due. Vedrai che figura farà nella corsa il tuo amico Niso. Nessuno lo vince nella corsa. Fermi, fermi, fermi. Perché non corriamo invece di discutere? Ehi!
Come ti chiami? Elim. E tu? Come ti chiami? Euriala. Il tuo nome? Niso, non l'hai sentito prima? Ma tu piuttosto, perché non ci dici come ti chiami? Ci sembra che tu sia qui da sempre. E non sappiamo neanche il tuo nome. Il mio nome è Enea. E le armi troiane che avete trovato appartennero a mio padre, Anchise. Morì in mare e credetti che gli dèi gli avessero negato una sepoltura. E allora perché non ci hai detto subito che eri Enea? Perché non vieni insieme a noi alla salina dal nostro re Aceste? Se sei davvero Enea, lui ti dovrebbe riconoscere. È vero, ciò che vedono i miei occhi è un'apparizione. Un inganno degli dèi. No, Aceste. Sono io, Enea. Vivo. Oh, Enea. Sei salvo. Gli dèi sono giusti se posso abbracciarti dopo 8 anni. Enea. Compagno. Amico. Questa è mia moglie Segesta, la ricordi? Enea, quest'oggi il mare ci ha riportato un fratello. La tua tromba non la sente.